dei malfattori? Sì, proprio questa mattina stiamo dando esecuzione a 10 misure cautelari, tra coercitive ed interdittive, nei confronti dei componenti di un'associazione criminale dedita proprio alle truffe ai danni delle compagnie assicurative, mediante la realizzazione di falsi sinistri stradali. Quello che prima era un reato che colpiva prevalentemente altre regioni, visto gli introiti che riescono a percepire con queste truffe alle assicurazioni, si è diffuso anche nella nostra regione. Con l'operazione odierna abbiamo cercato di smantellare un'organizzazione dedita proprio a questa illecita attività. Un'attività illecita.